Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale, io sono Claudia, questo è Creativamente e oggi realizziamo insieme un borsellino con la tecnica tapestry. È il primo tutorial che io realizzo con questa tecnica, quindi magari fatemi sapere nei commenti se questa tecnica vi piace, se la conoscete già e soprattutto se siete magari interessate a altri tutorial che trattano questo genere di uncinetto, ecco. Quindi adesso andiamo a realizzare questo borsellino che chiude con la cerniera che si può mettere in borsa per tenere i trucchi, le chiavi, quant'altro, ed è appunto questi cuoricini, questo disegno a cuoricini. Quindi vi lascio il tutorial e voi fatemi sapere intanto se vi piace, se provate a realizzarlo. Aspetto le foto sul gruppo di Facebook Maria e le amiche uncinettine. Un bacione enorme, ciao! Allora, quello che ci occorre per realizzare questo borsellino è del cotone. Io vado ad utilizzare questo cotone qui nuovo, cotone fiocco nel colore rosso e poi nel colore bianco, quindi vado ad utilizzare questi due colori. Andremo a lavorare il tutto con un uncinetto 2,5. Ci servirà poi una cerniera per chiudere il nostro borsellino e andremo appunto a realizzare questo borsellino con la tecnica tapestry che adesso vi farò vedere. Vi ricordo che tutto il materiale lo potete acquistare sul sito www.marceliamari.it. Allora, io, come ho detto, andremo a realizzare questo borsellino con la tecnica tapestry. Non so se qualcuno di voi la conosce già, l'ha già provato. Comunque, per chi non la conoscesse, è una tecnica dove si lavorano con minimo due colori, ma se no anche di più. Si fanno dei disegni che possono essere geometrici, oppure nel nostro caso è un pattern a cuori. Che vedete, io ho disegnato su questo foglio. Ogni quadratino corrisponde a un punto basso della nostra lavorazione. E noi andremo a lavorare tutta, diciamo, il foglio rosso con i cuoricini bianchi. Quindi i due colori verranno utilizzati in questo modo per fare i cuoricini bianchi e la base invece rossa. Ok, si seguirà questo schema per sapere esattamente quando andare a fare i punti che compongono i cuori, quindi cambiando colore all'interno del giro, come adesso vi farò vedere. L'altra cosa che vi volevo dire è che per fare il borsellino noi facciamo un rettangolo che poi andiamo a piegare in questo modo a metà, no? E qua sopra andremo a mettere la cerniera e poi chiuderemo i lati. Quindi dovremo realizzare questo pannello rettangolare che piegheremo a metà. Per fare questo, i cuori vanno lavorati specchiati, quindi partiremo con il nostro lavoro girato in questo modo, partendo da qua. Lavoreremo questi tre motivi. Arrivati al fondo, io girerò il foglio e proseguirò lavorando i cuori al contrario, proprio perché quando andrò poi a chiudere il mio pannello mi servono che i cuori che stanno, diciamo, nella parte dietro, vedete, se io piego in questo modo, qui mi sarebbero dritti, ma dall'altra parte li avrei girati al contrario, no? Quindi per evitare questo vado a lavorare il motivo del retro specchiato, quindi al contrario, e poi il motivo che mi sta davanti invece girato in questo modo. Se no, potete anche realizzare due pannelli separati che poi andate a unire al fondo, però a me non piace che si veda la cucitura al fondo, mi piace invece che sia piegato in un pezzo solo, per questo vado a ribaltarli, altrimenti voi potete realizzare anche due pannelli separati che poi andate a unire su tre lati e in cima a mettere la cerniera. Questo è un altro modo che si può fare. Quindi adesso vi faccio vedere subito come iniziare con il nostro filato rosso. Facciamo il cappio e abbiamo 53 catenelle. Voilà, ho realizzato le mie 53 catenelle, più diciamo una che ci serve per girare. Ok, quindi andiamo a farne ancora una. Adesso prendiamo il cotone bianco e dobbiamo andare ad inserirci subito
Quindi vedete, io pizzico qui, lascio un pelino la codina, mi inserisco nella maglia così e lo aggancio. Così, però poi vado a chiudere con il rosso. Quindi adesso abbiamo agganciato il filo bianco, che però non andremo a lavorare, ma ci porteremo semplicemente dietro. Quindi io adesso mi inserisco nel punto seguente, il filo bianco lo incastro in questo modo, in modo che il rosso lo vada a coprire. Ok? Che io continuo a lavorare con il rosso, portandomi dietro però anche il bianco. Quindi io entro nella catenella successiva, sto lavorando maglie basse, aggancio il filo rosso, vedete che passo sopra quello bianco e lo chiudo all'interno, senza però lavorarlo. Quindi devo lavorare tutto questo giro a maglia bassa, portandomi sempre dietro anche però il bianco. Vedete che il bianco assolutamente non si vede, però comunque io continuo a portarmelo all'interno della mia lavorazione. Una volta terminato questo primo giro a maglia bassa, andiamo a fare una catenella, voltiamo il lavoro e voltiamo anche il filo bianco che passa sopra e che noi dobbiamo continuare a portarci dietro in questo giro, dove andremo di nuovo a fare un intero giro di maglia bassa, quindi andremo a lavorare una maglia bassa per ogni punto del giro sottostante, sempre portandoci dietro il nostro bel filo bianco. Proseguiamo di nuovo così per tutto questo giro. Allora, terminato anche il secondo giro, facciamo sempre una catenella e voltiamo il lavoro con entrambi i fili. E adesso riprendiamo il nostro schema perché dobbiamo andare a incominciare a lavorare il nostro motivo. Come vi ho spiegato prima, io parto con il motivo girato al contrario e finito questi tre, diciamo, moduli di cuori, lo ribalterò dalla parte giusta e proseguirò la lavorazione in questo modo. Allora, prendiamo dal mio foglio. Allora, abbiamo detto 53 catenelle che iniziano da qui e quindi io devo fare 1, 2, 3, 4 maglie basse col color rosso. Quindi partiamo una, due, tre e la quarta. Vedete che l'ho iniziata, quindi ho le due asoline prese, ma non l'ho chiusa perché adesso, dopo queste quattro maglie rosse, devo andarne a fare due bianche. Quindi il passaggio di colore si effettua in questo modo: si inizia l'ultima maglia con un colore, che nel mio caso è la quarta maglia rossa, e se la si va a chiudere con il filo bianco. In questo modo. Adesso devo fare due maglie basse bianche. Quindi la prima, vado a fare una maglia bassa in questo modo. La seconda, vado a fare la maglia bassa, di nuovo non la chiudo col bianco, ma la chiudo con il rosso. Proprio perché la maglia dopo successiva dovrò farla rossa, ma dopo questa rossa devo farne di nuovo due bianche, quindi vado a chiudere col bianco in questo modo e lavoro le successive due bianche. Così, perché vedete che è qui.
Abbiamo detto 1, 2, 3, 4 maglie rosse, 2 bianche, una rossa, 2 bianche, e adesso dobbiamo farne 1, 2, 3, 4, 5 rosse. Quindi adesso qui, ecco, già avevamo sbagliato perché l'ultima bianca si deve chiudere col color rosso, quindi come non detto la rifacciamo e la chiudiamo in questo modo e andiamo a lavorare le nostre 5 maglie rosse. 1 2 3 4, la quinta la inizio ma la vado poi a chiudere con il filo bianco, perché adesso devo farne 2 bianche, quindi una che chiudo completamente, la seconda la inizio ma la chiudo col rosso perché il punto successivo va rosso, che però chiudo col bianco. È un po' un gioco di colori. Poi lavoro di nuovo una maglia bianca, la seconda la inizio col bianco ma la chiudo col rosso. Ed ecco che qui avremo il nostro secondo cuoricino. Poi, se tutto va bene, adesso dovremo contare, ci sono 1, 2, 3, 4, 5, altre 5 maglie rosse da fare. Quindi mi dimentico sempre che questa qui la devo chiudere col rosso. Sì, l'ho chiusa col rosso, perfetto. Quindi una, due, tre, quattro e la quinta la vado a chiudere invece col bianco, proprio perché le due maglie successive le devo andare a fare bianche. Quindi la prima vado a fare una maglia bassa bianca interamente, la seconda la inizio col bianco ma la chiudo col rosso, la successiva la inizio rossa e la chiudo bianca, vado a fare una maglia bassa bianca, un'altra dove la inizio bianca ma la chiudo rossa, ed ecco che abbiamo iniziato il nostro terzo cuoricino. E adesso dovremo alternare la sequenza di nuovo di 5 maglie basse rosse, fare di nuovo questa alternanza di cuore, altre 5 rosse, una nuova alternanza di cuore per chiudere con 3 maglie basse rosse. Ok, quindi dobbiamo ripetere questa sequenza per tutto il giro. Quindi le maglie d'inizio, le maglie con cui dovete finire sono 4, non 3, esattamente come con 4 avevamo iniziato. Adesso voltiamo il nostro lavoro. Andiamo a fare una catenella con sempre il color rosso. E siamo pronti per iniziare un nuovo giro. Giro che inizia qui. E che ci dice dobbiamo fare 3 maglie basse rosse seguite da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bianche, poi di nuovo 3 rosse, 7 bianche, 3 rosse, 7 bianche e così via. Quindi è un alternarsi per tutto il giro di 3 maglie basse rosse e 7 maglie basse bianche. Quindi partiamo subito lavorando le nostre prime 3 maglie basse rosse, quindi 1 2, e la terza la inizio ma la vado a chiudere con il bianco, proprio perché da qui in poi dovremo andarne a fare 7 bianche. Quindi 1 2 3 4
5, 6 e 7, che la iniziamo col bianco ma la chiudiamo col rosso, proprio perché dopo queste 7 rosse dobbiamo andarne a fare altre 3 bianche, quindi 1, 2, la terza abbiamo detto che la iniziamo rossa ma la finiamo bianca in questo modo, e poi ripartiremo a farne 7 bianche, 3 rosse, 7 bianche, 3 rosse, alternandole per tutto il giro. Allora, ho terminato il giro, guardate, e questo è il risultato. E adesso vi faccio vedere il giro seguente, ovvero questo qui è uguale a quello che abbiamo appena realizzato, cioè 7 maglie bianche, 3 rosse, 7 bianche, 3 rosse, 7 bianche, 3 rosse e così via. Il giro successivo parte invece con 1, 2, 3, 4 maglie rosse, 3 e 2, 5 bianche, 5 di nuovo rosse, 5 bianche, 5 rosse, 5 bianche, 5 rosse per tutto il giro. Quello dopo ancora sarà che inizia con 1, 2, 3, 4, 5 maglie rosse, 3 bianche, poi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rosse, di nuovo 3 bianche, 7 rosse, 3 bianche, 7 rosse, 3 bianche e così via. Quello dopo 1, 2, 3, 4, 5, 6 rosse, una bianca e poi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 maglie rosse, una maglia bassa bianca, di nuovo 9 rosse, una bianca, 9 rosse, una bianca e così via. Poi avremo 2 giri di stacco dove andremo a lavorare 2 giri interamente di rosso per poi ripartire con una nuova serie di cuoricini sfalsati. Quindi una volta capito il sistema, io vi farò vedere quando ho terminato di realizzare la prima riga di cuori. Vi lascio qui lo schema da poter consultare e ci vediamo a fine lavoro. Allora, guardate, sono andata un po' avanti, ma adesso vi spiego tutto. Allora, innanzitutto qui potete notare che invece di fare i 3 motivi ne ho fatti 4, perché altrimenti mi sembrava che rimanesse troppo, diciamo, basso il mio borsellino. Io lo volevo un po' più quadrotto, quindi sono andata a fare 4 giri di cuoricini, ok? Quindi ho ripetuto il primo e il secondo 2 volte. Vedete che i motivi qua si ripetono. Poi, come vi avevo spiegato prima, ho realizzato le 2 parti in modo specchiato, quindi questo girato al contrario e questo per il dritto, in modo che quando io vado poi a piegare il mio borsellino da entrambi i lati ho i cuoricini dritti, ok? In mezzo qui, tra la prima parte, diciamo, e la seconda, ho realizzato 6 giri di maglia bassa con il color rosso, in modo che quando io piego il mio borsellino mi restano 3 giri da una parte e 3 giri dall'altra. Quindi questo è quanto. E poi, come ultimissima cosa, solo più col bianco, però tenendo sempre il filo rosso, infatti lo vedete da sotto, sono andata a realizzare 4 giri di maglia bassa bianca da una parte e dall'altra, che sarà la cima del mio borsellino dove poi andrò ad attaccare la cerniera bianca. Quindi da una parte e dall'altra 4 giri di maglia bassa bianca. Ok, anche se non vi ho fatto vedere i passaggi, spero che avendolo spiegato in questo modo sia comunque semplice, anche perché sono semplicemente giri di maglia bassa. La parte più complicata stava nel capire come andare a realizzare questi cuori e come seguire lo schema. Dopodiché dovrebbe essere appunto abbastanza semplice, soprattutto per chi è già un po' più pratico di uncinetto, no? Perché magari chi non lo è ancora, a partire facendo queste cose, secondo me resta un po' difficile, no? Quindi io consiglio questi progetti generalmente a chi mastica già un pochino l'uncinetto, ecco. Adesso, come ultima cosa, andiamo a bordare il nostro rettangolo e poi a unirlo assieme nei lati. Quindi prendo il mio filato rosso col mio cappietto, mi inserisco nell'angolino qui. Voilà, e vado a lavorare per tutto questo rigo e poi per tutto questo qua un giro di
maglia bassa con il filato rosso puntando in ognuno dei punti. Vedete? In questo modo, e proseguo fino al termine appunto del giro. Allora, una volta terminato il giro, prima di passare dall'altro lato, io piego il mio borsellino e farei che andare a unire direttamente questo primo lato, in modo poi da passare dall'altro, che è solo più da bordare e unire, ok? Nello stesso identico modo. Quindi per unire, punto nel primo punto, diciamo, e mi volto il lavoro andando a fare la prima maglia bassissima. Vedete, in questo modo. Dopodiché mi inserisco nel primo punto basso e in corrispondenza al punto basso che ho dall'altro lato e vado a lavorare una maglia bassissima. Ancora prendo i due punti bassi, quindi da un lato e dall'altro, vedete? Così aggancio il filo e vado a chiudere facendo una maglia bassissima. Quindi vado a prendere una maglia e l'altra, vedete, da un lato e dall'altro, aggancio il filo e chiudo facendo una maglia bassissima. In questo modo stiamo andando a unire assieme i due lati facendo questa costina. Vedete? In questo modo. E devo proseguire così fino, diciamo, alla fine. In questo modo. E poi ripetiamo la stessa identica cosa dall'altro lato. Allora, guardate, ho terminato di unire entrambi i lati, questo è il risultato finale. Adesso come ultima cosa andrò a cucirci la cerniera e poi anche questo borsellino, diciamo che è terminato. E abbiamo visto questa nuova tecnica insieme, spero vi piaccia, soprattutto che per chi non la conosceva magari che abbia imparato, per chi invece l'aveva già vista ma non aveva mai realizzato niente, magari l'occasione giusta per realizzare qualcosa. Appunto, fatemi sapere cosa ne pensate, se vi piace questa tecnica, se vorreste altri tutorial appunto da realizzare sempre con progetti molto simili con questa tecnica qui, fatemelo sapere nei commenti. Come ultima cosa, guardate, ho attaccato la cerniera al borsellino e l'ho anche foderato, ok? Quindi questa è l'ultima cosa che sono andata a fare ed ecco il risultato finale. Sono abbastanza soddisfatta di come è rimasto. Spero che piaccia anche a voi, fatemelo sapere nei commenti.